Ci siamo. Ecco, il motore è pronto, il generatore di vapore sta producendo vapore, come si vede dall'emissione del fischio, e adesso iniziamo l'accensione. Sarà un po' difficile all'inizio, ma dovrebbe poi partire regolarmente. Eccolo qua, che il motore è partito. Abbiamo anche dei problemi di vapore, infatti si è appannato l'obiettivo della telecamera, perché lo scarico di vapore è proprio di fronte. Allora ci spostiamo di qua, ecco che riappare, e vediamo il motore in azione. È stata un'emissione di olio dal cilindro, ma il motore è partito regolarmente. In questo momento ha un regime medio. Qui vediamo il funzionamento, proviamo un po' ad aumentare. Aumentiamo ancora. Frattempo si deve controllare il combustibile, che in questo momento è terminato, infatti il vapore sta gradualmente diminuendo, e allora occorre inserire un nuovo pezzo di combustibile. Perché altrimenti tra poco il vapore sarà esaurito. Andiamo a una posizione di minimo. Dove si vede bene il funzionamento del motore, anche preso dall'alto. Con il cassetto di distribuzione e il cilindro. Ecco, ora si è fermato. E riparte. Intanto il generatore di vapore continua la sua produzione. Se lo scarico, questo è olio misto a acqua di condensa. Aumentiamo il numero di giri. Ed ecco al regime di funzionamento. Ovviamente la velocità si regola diminuendo il flusso di vapore. E teniamo al minimo. È anche difficile mantenerlo al minimo, perché ovviamente il motore può andare anche nell'altro senso. Basta invertire il senso di partenza e quindi si può
anche invertire il senso di rotazione pur continuando un funzionamento ottimale del motore. Abbiamo un combustibile che fa un po' di fumo, infatti la caldaia si è un po' annerita, bisognerà cercare un combustibile un pochino più pulito. Ed ecco qua il Vilesco D16 in funzione. Nuovo regime di minimo, e terminiamo con lo spegnimento del motore.